Abbiamo, come dicevo già all'inizio, tre parabole, siamo in quello che viene chiamato proprio la sezione del discorso delle parabole e ne ascolteremo ancora domenica prossima. E fanno parte di questo patrimonio sapienziale degli antichi e del Vangelo, soprattutto quella della parabola della zizzania la usano un po' tutti, anche quelli che non credono, a proposito e anche a sproposito. Sono tre parabole più una, perché la spiegazione della parabola è anche un'altra parabola, perché ha un senso anche un po' diverso. Difficile parlare di tutto perché sono tanti particolari che molto belli. I servi dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? Non rispose, perché non succeda che la zizzania, con la zizzania sia dichiarata anche il buon grano. La zizzania è un, fa parte, si chiama una graminacea, chiamata in greco zizzania, e in botanica si chiama l'olium tenunentum. Però quando in primavera è verde come il grano e quindi è difficile distinguerla. Ma la cosa già importante è che questa zizzania non viene dal seminatore, non viene da Dio, perché il seme, il seminatore è Dio, il seme è buono, l'abbiamo ascoltato anche domenica scorsa. Quindi a volte noi ce la prendiamo con Dio: perché ci hai fatto questo dopo tutto quello che noi abbiamo pregato, siamo stati bravi, siamo andati a messa, abbiamo fatto delle opere buone. Dio, Gesù lo conferma: il male non viene da Dio. È già un primo messaggio. Un secondo messaggio è che non si può condannare subito le persone, subito fare i diversi. Le mele marce, si dice, bisogna togliere, perché bisogna togliere gli altri, quindi anche bisogna già cominciare fin da piccoli a scuola, come era una volta, spero non più adesso, separare i buoni dai cattivi. E quindi o dare la colpa agli altri, a volte del male, dei mali che ci sono, a volte sono anche colpa nostra. Quindi un primo insegnamento è che Gesù ha pazienza, Dio ha pazienza e aspetta la fine, perché le mele marce non diventano buone, ma gli uomini sì, anche i più cattivi possono diventare buoni e anche i migliori possono diventare anche più cattivi. Quindi la pazienza solo alla fine. Alla fine questa zizzania viene bruciata, tra l'altro realmente accadeva così, perché era anche un modo per fare fuoco, per scaldarsi, perché veniva raccolta in questo modo, soprattutto lungo le rive del lago di Tiberiade. E dobbiamo imparare quindi a non giudicare, ad avere la pazienza di Dio, come ci ricorda proprio anche la prima lettura che abbiamo ascoltato, il libro della Sapienza, e quindi a aspettare, come il popolo di Dio ha dovuto aspettare anche la pazienza di Dio anche quando era in esilio e vedeva che si allontanava sempre di più il ritorno in patria. E Gesù accoglie tutti. Se Dio non fosse così paziente, Gesù non fosse paziente, ad esempio Paolo, da Saulo che era un persecutore, non sarebbe diventato Paolo, e così tanti altri santi nel mondo e nella storia. La seconda parabola: il regno dei cieli è simile a un granello di senape. Dicevo già che è qualcosa di piccolo, molto piccolo questo seme, e se c'è delle condizioni di umidità e di sole cresce molto, e cresce nel giro di pochi mesi, arriva anche a 4 metri di altezza. E quindi questo lo dice Gesù, e Matteo lo ricorda in modo particolare per la sua comunità, dove a un certo punto erano degli ebrei convertiti al cristianesimo, ma che cominciavano ad essere, avere persecuzioni, alcuni andavano via e non vedevano dei grossi risultati, diversi perdevano la fiducia. Se noi ci guardiamo anche adesso, siamo in pochi in chiesa, molti sono via, e sperando che poi vadano a messa da un'altra parte. A volte ci domandiamo: ma dove va la chiesa? Perché siamo diventati pochi? Perché questo regno di Dio non si fa valere, non si fa notare, non fa grandi miracoli anche oggi? Gesù ci dice: questo seme cresce lentamente. È interessante proprio anche come l'esempio dell'albero, di un albero dell'orto. Il profeta Ezechiele usa un altro esempio di un albero maestoso che sarà sul monte di Israele e troneggerà. Invece Gesù prende l'esempio di un piccolo seme, di un albero dell'orto, ma l'albero dell'orto diventerà grande. E la terza parabola è quella del lievito, che una donna prese e mescolò con 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tanto a noi misure non è un pugno di farina, la misura era 13 kg, quindi 3 misure sono 39 kg.
cioè è la sproporzione, è una cosa grandissima, perché il regno di Dio non è fatto di piccole cose, ma chi crede come Gesù con 5 pani ha sommato 5.000 persone. Si riprende l'episodio, se qualcuno lo ricorda, di Abramo e Sara che impastano 3 misure di farina per accogliere questi 3 uomini, questi 3 angeli che passano nel pieno pomeriggio col sole e li mettono all'ombra e gli danno da mangiare con 3 misure di farina. E Abramo e Sara impastano questo, quindi l'abbondanza del Signore. Il Signore dà anche in abbondanza, in maniera che a un certo punto se ne avanza anche sempre. Ecco, queste parabole hanno 3 messaggi, ma soprattutto un messaggio unico: nell'avere fiducia nel Signore, nell'avere la pazienza del Signore, anche quando forse noi non vediamo dei risultati, ma soprattutto anche quello di non giudicare per non essere giudicati, ma anche quello di sapere credere, avere fiducia nel Signore fino in fondo. E volevo terminare con un esempio, quello di non giudicare, che mi ha colpito molto, dove a un certo punto c'era un insegnante che diceva, di religione, diceva: se tutti i buoni fossero bianchi e tutti i cattivi fossero verdi, veramente uso un altro colore, ma io fossero verdi, voi che cosa sareste? Che colore sareste? E una bambina risponde: sarei a strisce.